Non solo una gara podistica, ma anche un momento di aggregazione e l'occasione per raccogliere fondi per AIL. L'undicesima edizione del Giro dei Tre Colli è riuscita a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissati, ovvero portare a Calcinelli oltre 400 persone tra runner, bambini e camminatori e creare quella socialità che è la mission principale della SD Calcinelli Run, società organizzatrice dell'evento. Riuscito alla perfezione anche il lato agonistico, che ha visto trionfare per la prima volta Cristian Carboni del Grottini Team Recanati, giunto primo in solitaria al traguardo in 43-41, davanti a Luca Benini dell'Atletica Avis Castel San Pietro, attardato di 1 minuto e 3 secondi, e Gianmarco Bertini del Fano Corre, terzo con 44-57. Com'è stata la gara? No, è andata molto bene, mi sono divertito, ho percorso molto impegnativo, molto di più di quello che immaginavo. Però divertente, molto divertente e organizzata veramente, come sempre, al top qua. Sei soddisfatto, al di là della vittoria? Sì, molto, molto soddisfatto perché ho corso bene. Il risultato, il tempo non mi immaginavo, non avevo idea di quanto potevo fare perché essendo collinare era anche difficile pensare, ecco, al risultato finale. La condizione c'è, pensavo di essere un pochino più stanco dato che qualche mese che gareggio, invece dai, sono andata alla grande. Ad iscrivere per la prima volta il proprio nome nell'Albo d'Oro è stata anche Penelope Crostelli della SD Mondolfo Marotta Run, prima tra le ragazze in 53-22, davanti a Sara Collesi di Fano Corre e a Monica Seraghiti dell'Atletica Brescia Marathon. Terza vittoria nel giro di 20 giorni, quindi è un periodo insomma buono, la gamba c'è. Sì, devo dire di sì, in questo periodo la gamba risponde bene, gli allenamenti che faccio quotidianamente portano a dei risultati, quindi mi reputo soddisfatta e è sempre un piacere correre, per me è un divertimento, quindi sono contentissima per oggi. E al termine di una giornata perfetta non poteva che essere soddisfatto il presidente della SD Calcinelli Run, Francesco Grilli. Siamo soddisfatti del bel tempo che ci ha aiutato con i numeri. Abbiamo avuto una buona partecipazione di atleti sia competitivi che non competitivi, che di ragazzi per le gare giovanili. Tengo ancora una volta a ringraziare tutti i volontari lungo il percorso che ci hanno aiutato. E grazie a tutti per aver partecipato.